Si ferma la riforma delle carceri voluta dall'ex ministro del PD, Orlando? Il nuovo governo M5S Lega è pronto a riscriverla. È quanto emerso dopo l'ultimo Consiglio dei Ministri. La riforma, che allargava i benefici per i detenuti, era stata avviata e poi messa in stand-by prima del voto, quando probabilmente era sembrato rischioso portare fino in fondo un progetto ribattezzato dagli oppositori Salva Ladri. E naturalmente quelle norme sono ora state spazzate via dall'esecutivo giallo-verde. Intanto, il ministro Alfonso Bonafede assicura che ministero e governo stanno lavorando per migliorare la qualità della vita nelle carceri, garantendo comunque la certezza della pena. Abbiamo modificato il vecchio decreto salvando tutto ciò che poteva essere salvato. Le commissioni di Camera e Senato avevano dato parere negativo e, nel pieno rispetto della centralità del Parlamento, abbiamo colto il messaggio. Adesso, in tempi brevi, le Camere avranno la possibilità di esprimersi sul nuovo testo. Il PD parla di una decisione che cancella norme di civiltà. Per Walter Verini, responsabile giustizia del Partito Democratico, il ministro Bonafede e il governo danno un colpo non solo a norme di civiltà, che puntavano a garantire certezza della pena e alla rieducazione per evitare che chi sconta la pena torni a delinquere, ma mortificano anche e vanificano il lavoro di anni compiuto da associazioni di volontariato, docenti, esperti, mondo dell'avvocatura e della magistratura,